Allora, si è parlato molto della complessità del problema della schizofrenia e abbiamo visto come per quasi tutti gli autori, anzi possiamo dire per la totalità degli autori che si sono occupati di questo problema, la schizofrenia rappresenta una questione che non è ancora risolta, rappresenta una sorta di mistero per la psicopatologia, anzi si è parlato anche di scandalo delle psicosi endogene, parlando e soprattutto a proposito della schizofrenia, in quanto nella schizofrenia si presenta una situazione di demolizione, di dissociazione, di disgregazione della personalità, senza che possa essere dimostrato un fondamento somato biologico neurologico che possa giustificare gli esiti disastrosi di questo processo psicopatologico. E per questo motivo, appunto, è nata anche una teoria che tenderebbe a sostenere che, appunto, nella schizofrenia non esiste in realtà una vera causa, una vera eziopatologia di carattere organico, ma che la schizofrenia dovrebbe o potrebbe essere spiegata anche rimanendo sul terreno psicologico, cioè in relazione alla problematica della personalità. E in realtà noi sappiamo che la personalità in sé rappresenta un problema che è stato variamente discusso, ma sul quale ci possono essere pochi dubbi in merito alla situazione contraddittoria, conflittuale di questa esperienza. La personalità è stata descritta anche in maniera statica, definendo quelli che potevano essere i caratteri principali di questo tipo di esperienza o di questo tipo di comportamento, e quindi la personalità è stata definita sul piano dei sentimenti, è stata definita sul piano del comportamento, sul piano dell'adattamento all'ambiente esteriore, e in definitiva sappiamo che la personalità essa stessa rappresenta un problema fondamentale, perché può essere interpretata in termini di interiorità e di esteriorità, può essere interpretata in termini strutturali e in termini funzionali, può essere interpretata, come sappiamo, in termini dialettici e dialettici attualistici. E quindi, in definitiva, trattandosi nel caso anche della schizofrenia, delle psicosi e delle nevrosi, delle psicopatie, trattandosi di problematiche che riguardano la personalità, è indispensabile che per avere un orientamento in questo tipo di problemi noi facciamo sempre un riferimento alla tavola epistemologica universale. Per cui, se vogliamo avere un orientamento che ci consenta di valutare il problema, anche il problema della schizofrenia, in rapporto a quella che è la problematica fondamentale dell'essere psichico, che è la personalità, noi dobbiamo inquadrare questo problema in rapporto alle fondamentali categorie che ci consentono di comprendere quello che è il problema della personalità. E quindi, anche per quanto riguarda la schizofrenia, abbiamo parlato di inquadramento di questo problema nell'ambito della tavola epistemologica universale e delle diverse metodologie che questa tavola ci propone. E abbiamo parlato dell'interpretazione crapeliniana, e qui nell'interpretazione crapeliniana è evidente che la personalità è concepita in rapporto alla schizofrenia non come un fattore attivo, ma come un fattore passivo, cioè la personalità non è quella che determina il fenomeno della schizofrenia, è piuttosto il terreno sul quale la schizofrenia interviene in senso distruttivo, demolitore, è il fattore che demolisce la personalità. Perché in un primo momento sappiamo che questa personalità viene
intaccata sul piano delle manifestazioni espressive, del linguaggio, del pensiero, dell'affettività, del comportamento, del linguaggio. Ecco. E poi successivamente sappiamo che anche per, anzi soprattutto per il Kraepelin, si determina una demolizione delle attività intellettive. Queste attività intellettive vengono poi sostanzialmente annientate, si arriva alla demenza. E quindi l'esito terminale sarebbe la linea guida che il Kraepelin ha seguito per classificare la schizofrenia. E la schizofrenia quindi distrugge la personalità seguendo una certa successione per quanto riguarda le attività, le funzioni della vita psichica, parte dalle funzioni più elevate, quelle che riguardano appunto il pensiero, che riguardano la concettualizzazione, che riguardano l'integrazione di queste funzioni del pensiero, dell'affettività e del comportamento, e poi porta come esito alla demenza. Quindi deve essere considerata una vera malattia che riguarda il sistema nervoso, che riguarda, e quindi dovrebbe essere considerata propriamente una malattia neurologica che ha dà dei sintomi, dà delle conseguenze sul piano psichico, ma non è una malattia che nasce sul piano psichico. Anzi, sappiamo che per la psicopatologia classica non esistono malattie della psiche. Le malattie riguardano appunto il substrato neurobiologico, e se noi vogliamo perciò parlare di malattia, dobbiamo sempre riferirci ad un danno, ad un processo, ad un'alterazione che riguarda il sistema nervoso. E l'alterazione del sistema nervoso può dare conseguenze anche gravi sul piano psichico, ma la psiche viene considerata sostanzialmente una funzione del sistema nervoso, quindi le alterazioni psichiche sono la conseguenza della malattia, sono i sintomi della malattia, non sono la malattia. Nel caso dello Jaspers sappiamo che si segue un orientamento molto simile, anche se nello Jaspers abbiamo una impostazione strutturalistica come quella del Kraepelin, però di tipo integrazionistico, cioè un orientamento che considera la psiche, la psichicità, l'esperienza psichica in termini di autonomia, di originalità rispetto alla dimensione neurobiologica, mentre nel Kraepelin non solo i fatti psichici patologici, ma anche i fatti psichici normali sono una funzione, una manifestazione esteriore di quello che è il funzionamento del sistema nervoso, quindi tra le manifestazioni psichiche e il substrato nervoso esiste una correlazione di causa e di effetto. Nel caso dello Jaspers, che appartiene invece ad una concezione integrazionistica, si ammette l'autonomia dell'esperienza psichica come esperienza psicospirituale, nella quale appunto viene inserito anche il tema della personalità. La personalità non può essere spiegata partendo da una base puramente neurobiologica. La personalità deve essere vista nella sua essenza, nella sua originalità, come una esperienza di carattere autonomo che noi viviamo sul piano dell'interiorità e che dobbiamo riferire quindi ad una dimensione che non è riducibile alla dimensione naturalistica. E allora, qual è il rapporto che ci può essere tra le malattie di carattere psicopatologico e questa esperienza della personalità, l'esperienza e la dimensione biologica? Lo sappiamo che perché si possa attuare dal punto di vista concreto della esperienza mondana, l'esperienza psichica nell'individuo, è necessario che si
strutturino determinati strati, e questa è la concezione di Heinz e di Nicolai Hartmann, per la quale la sfera psichica e la sfera psicospirituale può realizzarsi sul piano mondano se sono rispettate certe condizioni di strutturazione e di organizzazione degli strati inferiori, che sono lo strato fisico e lo strato organico. Questo non significa però che l'esperienza psichica sia causata dai fenomeni inerenti alla dimensione fisica e psichica, però la realizzazione e l'organizzazione di queste strutture inferiori è necessaria e indispensabile perché nel mondo si possa presentare il fenomeno psichico, il fenomeno psicospirituale in particolare, che è l'esperienza della personalità. E questa fenomenologia di carattere psicospirituale perciò è in sé un fenomeno nuovo che si presenta nella dimensione mondana, nella dimensione della esperienza esteriore, in quanto si sono realizzate delle condizioni però che appartengono ai livelli inferiori. Quindi i livelli inferiori sono necessari perché si possa avere questa realizzazione dell'esperienza psicospirituale nel mondo. Se questi livelli inferiori vengono ad essere in qualche modo compromessi, viene anche compromessa questa possibilità di manifestazione dell'esperienza psicospirituale sul piano dell'esteriorità mondana. Ecco, quindi in sé il fenomeno psicospirituale è un fenomeno che viene considerato originale, che porta con sé degli elementi nuovi nell'ambito dell'esperienza mondana. Però perché si possa realizzare devono essere soddisfatte delle condizioni che riguardano le dimensioni inferiori dell'essere ontico, e l'essere ontico è quello che si manifesta sul piano esteriore della mondanità. E perciò nella concezione jaspersiana la problematica della schizofrenia può essere vista in questa prospettiva di tipo hartmanniano, per cui la schizofrenia nascerebbe comunque sempre da una malattia che interessa la struttura neurobiologica dell'organismo. Si tratterebbe di un processo che compromette l'integrità di questa struttura e quindi ha delle conseguenze sul piano anche psicospirituale, ecco. Quindi porta ad una disgregazione della personalità. La concezione dello Jaspers riguardo alla schizofrenia è quindi una concezione che rientra nella visione tradizionale della malattia mentale, anche se questa malattia mentale può essere studiata sul piano propriamente psicopatologico, tuttavia in rapporto appunto a questa disgregazione che viene apportata sul terreno della personalità, e però le cause, le origini di questa dissociazione, di questa disgregazione della personalità devono essere imputate ad una malattia di carattere neurobiologico. Le esperienze dello schizofrenico perciò in linea di massima si presentano come incomprensibili, e questa incomprensibilità viene considerata l'indice della presenza di una malattia secondo lo Jaspers. Quindi sappiamo come nella concezione jaspersiana si ponga una distinzione metodologica tra il principio della comprensione e il principio della spiegazione. Il principio della comprensione è quello che ci guida per la interiorizzazione dei problemi psicopatologici, cioè riguardo alla possibilità che questi problemi, questi conflitti, queste situazioni di sofferenza possano essere considerate analoghe a quelle che può provare anche l'osservatore
l'osservatore medio può capire nella condizione di uno psicopatico, di un nevrotico, di una persona disadattata, senza che ci sia una vera e propria malattia mentale. Ma quando interviene una malattia mentale, la possibilità di comprensione, di rapporto dialogico, di rapporto linguistico viene meno, e ciò è proprio ciò che caratterizza la situazione dello schizofrenico. Anche se noi non possiamo documentare la presenza di una malattia mentale, però la dissociazione, l'incomprensibilità, la disgregazione della personalità sarebbe un indice della presenza della malattia mentale. Quindi, rimanendo adesso sul piano dello strutturalismo riduzionistico e funzionalista e integrazionistico, possiamo dire che nella concezione tradizionale della schizofrenia come malattia, quindi, non c'è posto per una concezione della schizofrenia che, almeno dal punto di vista classico, che la possa considerare come uno sviluppo della personalità, come un disordine che nasca all'interno stesso della personalità, delle sue contraddizioni, dei suoi conflitti, perché questa concezione ci dice che ciò che appare nel rapporto che noi possiamo instaurare con lo schizofrenico è una condizione di dissociazione, di incomprensibilità che ci porta al di fuori della sfera psicospirituale e ci porta a considerare questi fatti come originati da una malattia organica. Quindi la schizofrenia è fondamentalmente una malattia organica, processuale e cronica. Questa è la concezione dello Jaspers. Esistono però, appunto, nella stessa corrente fenomenologica, che è la corrente fenomenologica alla quale appartiene anche lo Jaspers, i quali si sono riproposti appunto di arrivare ad una comprensione del fenomeno della schizofrenia, una comprensione fondata in definitiva su quelle stesse esperienze che può provare un individuo cosiddetto normale, ecco. E questo, possiamo dire, è perfettamente comprensibile tenendo conto, come dicevamo, che la contraddizione non è specifica della psicopatologia, delle condizioni di malattia mentale. La contraddizione fa parte della personalità, e quindi anche quando, per esempio, nella concezione funzionalistica dello Jaspers si voglia prendere in esame questo aspetto della contraddittorietà della schizofrenia, si parla perciò di ambivalenza, si parla di autismo, si parla di alterazioni del corso del pensiero, che è un pensiero incoerente, è un pensiero contraddittorio, per cui non è possibile trovare un orientamento unitario, una sintesi, un'integrazione di questo tipo di pensiero che è dello schizofrenico. In questo caso noi possiamo dire, per quanto si tratti di fenomeni che ci riescono così formalmente incomprensibili, in realtà poi, per quanto riguarda i contenuti singoli del pensiero, noi possiamo anche stabilire un criterio di comprensibilità, ma soprattutto possiamo dire queste contraddizioni che viene ascritta allo schizofrenico, anche se si presenta appunto una contraddizione ben più drammatica di quanto non succeda nell'uomo normale e comune, tuttavia la contraddizione, noi sappiamo, è una caratteristica fondamentale della personalità, anzi è la caratteristica della stessa riflessione, perché il pensiero umano, in quanto pensiero riflessivo che si pone nell'antitesi di soggetto-soggetto, è contraddizione. È l'unica forma di contraddizione concreta, perché, come sappiamo, nella natura non esiste contraddizione, la natura è l'abolizione di ogni contraddizione, la natura traduce tutti i fenomeni che ci appaiono contraddittori in termini matematici, in una formula matematica onnicomprensiva in cui ovviamente non c'è contraddizione, cioè vale il principio della logica dell'identità, che è una logica non contraddittoria, è la logica della A uguale A. Quindi la formula, le leggi della natura sono leggi matematiche, sono quello che sono, e rimangono così come sono formulate per tutta l'eternità.
e valgono quindi al di là dello stesso spazio e dello stesso tempo. Quindi in natura non c'è contraddizione. La contraddizione viene introdotta quando noi prendiamo in considerazione l'uomo, ma non l'uomo biologico che rientra nelle leggi della natura, ma l'uomo interiore, l'uomo che appunto si chiede e si interroga intorno al proprio essere, intorno all'essere del suo rapporto con l'essere esteriore, e quindi pone questa contraddizione tra interiorità ed esteriorità, pone il problema dell'integrazione di questa contraddizione, perché l'uomo non può vivere nella contrapposizione e nella contraddizione, ma aspira sempre a superare la contraddizione, ma la contraddizione empirica non può eliminare la contraddizione trascendentale, può eliminare la contraddizione che si pone di volta in volta nelle diverse condizioni della sua vita, ma non può abolire la legge della contraddizione sulla quale è regolata la sua esperienza nella sua universalità. E quindi l'uomo vive in questo contrasto tra empiria e trascendenza, tra particolarismo e universalità, e quindi queste contraddizioni nella loro forma logica sono contraddizioni inestinguibili, ineliminabili, non sono le contraddizioni apparenti della natura che in realtà vengono abolite quando noi introduciamo la logica della matematica, sono contraddizioni ineliminabili in quanto sono costitutive della formazione della personalità. E quindi noi possiamo capire anche questi orientamenti che si sono presentati nel corso dello sviluppo del pensiero psicopatologico, che fanno riferimento appunto alle concezioni della fenomenologia dell'esistenzialismo, che si sono riproposte di comprendere il mondo dalla schizofrenia. Anzi, siccome appunto nella schizofrenia si presentano contraddizioni talmente imponenti che ci danno l'impressione che lo schizofrenico non abbia più una personalità, ma possa avere più personalità, che possa vivere in mondi completamente diversi, soprattutto che ci sia una sorta di scissione nell'ambito della personalità schizofrenica, che vive da un lato il rapporto col mondo esterno e per molti versi vive adeguatamente questa relazione che ha col mondo esterno, soprattutto abbiamo visto dal punto di vista culturale, dell'efficienza intellettuale, della possibilità anche di condurre una vita professionale, molto spesso lo schizofrenico può essere all'altezza delle diverse situazioni, ma poi vive un altro mondo, un mondo fantastico, un mondo interiore, un mondo che lo porta lontano dalla realtà, un mondo che viene definito delirante perché non ha più una relazione col mondo esterno, col mondo comune a tutti gli esseri che appartengono alla società nella quale lo schizofrenico è inserito. Sembra che lo schizofrenico viva in un'altra società, in un'altra comunità che appartiene però al mondo della sua fantasia e che quindi lo qualifica come una personalità autistica e che si pone in contrasto con quello che la loro logica, il pensiero, l'attività dell'uomo comune. Ecco che allora si è parlato di scissione della personalità, appunto come se l'individuo vivesse in due mondi separati, avesse come due personalità, e quindi si parla di mondo schizofrenico oppure di mondi schizofrenici, perché poi nella fantasia dello schizofrenico l'individuo può interpretare diverse personalità, può interpretare diverse concezioni del mondo, ed ecco che quindi si è posto il problema se appunto nella schizofrenia non ci possa intervenire una diversa concezione del mondo che porta l'individuo a deviare da quello che è l'orientamento dell'uomo comune, che si costruisce un mondo comunitario in cui c'è una convergenza di idee, di sentimenti, manifestazioni linguistiche, artistiche, estetiche, religiose. Quindi c'è nella vita dell'uomo cosiddetto normale una comunanza di idee, di sentimenti che lo legano agli altri individui. Lo schizofrenico si crea un altro mondo, è un mondo tutto suo. E allora da dove viene questo mondo? E se noi dovessimo seguire l'orientamento della
psicopatologia tradizionale, si potrebbe dire, viene da un deterioramento di quella che è la personalità dello schizofrenico in seguito al processo patologico, alla malattia neurobiologica. Ma appunto in altri, secondo altri autori, secondo altri orientamenti, si pone l'interrogativo se questo mondo non appartenga in realtà ad una dimensione di realtà che trascende il mondo delle cose comuni, del mondo naturale, e che si presenta indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia una malattia organica. E questo, sappiamo, è una concezione che è presente nella psicopatologia junghiana, perché nella psicopatologia junghiana si parla appunto di altri mondi, di altre realtà che esistono in una dimensione che trascende quella della natura, e una dimensione che trascende anche i singoli individui, le singole personalità, ed è appunto considerata una dimensione transpersonale alla quale è stato assegnato il nome di inconscio collettivo, che si manifesta con le sue strutture archetipiche e le quali invadono la coscienza e possono determinare una dissociazione della personalità. Allora, possiamo dire quindi che in questo caso la causa della schizofrenia, della dissociazione della personalità, viene ascritta non alla dimensione neurobiologica della natura, ma viene ascritta ad una dimensione di realtà che trascende quella naturale, che trascende anche lo stesso individuo singolo, perché l'individuo singolo ha una sua esperienza, ha le sue fantasie, è portato ad elaborare i suoi sentimenti in vario modo, ma mantiene questi sentimenti nella sua area privata, nella sua area individuale. In questo caso il mondo della trascendenza, con i suoi simboli, con le sue con il suo linguaggio arcano, invade la sfera privata dell'individuo e determina, secondo lo Jung, l'inflazione della personalità individuale, e quindi determina una dissociazione della personalità. Quindi questa è una via che è stata seguita da questi autori che parlano di psicogenesi della schizofrenia, in quanto ritengono che però questa psicogenesi, come pertinente ad una dimensione di realtà che chiamano realtà psicospirituale, che è presente, che è realmente esistente sul piano della trascendenza. E questa è un'impostazione analoga a quella che presenteremo adesso con questo caso del Biswanger, il caso di Ellen West, che adotta una impostazione che è fondata sempre sul tema della trascendenza, ma così come viene concepita dalla teoria di Martin Heidegger, che, come sappiamo, è il principale esponente dell'esistenzialismo europeo, insieme a Jaspers, ma che considera appunto questa dimensione della trascendenza come fondamentale per comprendere il problema dell'essere, il problema del rapporto che l'uomo, come presenza nel mondo, ha in rapporto alla propria coscienza di sé, alla costituzione della sua personalità, e quindi anche alla problematica della malattia mentale. In realtà poi Heidegger non si è interessato ai problemi della malattia mentale, è stato il Biswanger che ha pensato che queste teorie heideggeriane potessero essere di aiuto per comprendere il problema della schizofrenia, restando sempre aperta l'interrogativo se è possibile che da una realtà psichica trascendente, psicospirituale trascendente, possa derivare un influsso sulla mente, sulla personalità individuale, tale da determinare uno stato dissociativo. Ma siccome la trascendenza caratterizza in questo caso caratterizza la condizione umana, quindi l'individuo, la personalità è sempre condizionato dalla trascendenza, e quindi si
prospetta l'interrogativo se da questa trascendenza non possa dipendere anche questo tipo di disturbo mentale che è la schizofrenia. Naturalmente quindi ci troviamo di fronte anche ad un certo modo di concepire l'esperienza psichica che non corrisponde all'esperienza psichica così come noi la concepiamo, perché noi consideriamo l'esperienza psichica come tipicamente pertinente all'interiorità, quindi non partiamo per spiegare l'esperienza psichica dal problema dell'essere o dell'essere trascendente, partiamo dalla stessa esperienza psichica nella sua attualità, perché noi riteniamo che per poter comprendere o per poter spiegare l'esperienza psichica non ci sia altra via che quella che parte dalla nostra stessa interiorità personologica. Comunque, in questa concezione che noi abbiamo già esaminato quando abbiamo già trattato della fenomenologia dell'esistenzialismo, vengono ad essere postulati questi interrogativi, insomma, se nello stato schizofrenico non possa esprimersi, non possa manifestarsi un mondo o una serie di mondi che appartengono alla trascendenza, che quindi non appartengono al mondo della natura, ma che sono determinanti per il prodursi di questo fenomeno straordinario e nello stesso tempo patologico che è la schizofrenia. Ecco, viene esposto il caso di questa paziente, Ellen West, che Miss Banger stesso ha seguito e per la quale ha chiesto diverse consulenze da grandi autori di quel tempo. Prenderemo anche le consulenze di Kraepelin, di Bleuler, e quindi vedremo la complessità di questo caso clinico e le contraddizioni che già a quel tempo vi erano in termini diagnostici, in termini prognostici. Tutt'oggi ci sono varie scuole di pensiero, le diagnosi non sono sempre univoche e chiare, ma è interessante vedere come già a quel tempo grandi studiosi di psicopatologia avevano una certa incongruenza nei modi di vedere casi clinici, di diagnosticarli, per cui di volta in volta già a quel tempo vi erano molte dispute e modi di vedere completamente diversi lo stesso caso clinico. Quindi forse Miss Banger ha scelto proprio questo caso perché è emblematico della complessità di uno stato della mente e di una personalità che è difficile inquadrare in un'etichetta diagnostica prestabilita, e quindi è difficile anche da inquadrare in una prospettiva terapeutica. Ellen West è una donna, unica figlia di un soggetto di origine ebrea, da lei insomma grado amato e rispettato. Viene qui descritta l'anamnesi familiare in base a quanto ricostruito. Ellen West ha un fratello maggiore di circa 4 anni e uno minore. Mentre il maggiore, molto equilibrato e ragionevole, non conoscerebbe nervosismo, poi tutto da verificare questa versione, anche perché spesso quello che ci dicono i pazienti, i familiari, a volte è molto rigido, univoco. Sembra esserci su un fratello che non conosce nervosismo e l'altro che invece è un fascio di nervi, come viene descritto. Comunque possiamo immaginare che un paziente sia abbastanza mite di temperamento, mentre l'altro invece sarebbe stata una persona molto irruente, molto impulsiva, e quindi viene descritto come all'età di 17 anni questo fratello minore ha trascorso alcune settimane in una clinica per malattie nervose a causa di una malattia mentale presunta con manifestazioni di propositi suicidi. Anche dopo la guarigione, o meglio potremmo dire la remissione della acuzie, sarebbe rimasto un soggetto facilmente eccitabile. Poi comunque avrebbe mantenuto un adattamento sociale abbastanza adeguato, si sarebbe sposato e quindi non sarebbe stato oggetto di ulteriori indagini cliniche.
Il padre di Ellen, 66enne, viene descritto come una persona all'apparenza molto padrona di sé, formale, con qualche rigidezza, molto chiusa, ma interiormente assai debole, irritabile e soggetta a depressioni e stati d'ansia notturni durante i quali tende all'autorimprovero. Quindi una persona che vuole apparire forte, solida, vitale, ma che dentro invece si sentirebbe completamente all'opposto, insicura, chiusa, debole e quindi soggetti ad autorimprovero per la discrepanza tra gli alti ideali cui aspira e invece una realtà in cui lui si sente talora inadeguato. Una sorella del padre di Ellen ha manifestato sintomi di una malattia mentale, non ci è dato sapere di più il giorno delle nozze. Sappiamo invece poi che dei 5 fratelli del padre di Ellen, uno si è ucciso con un colpo di arma da fuoco tra i 20 e i 30 anni. Un altro si è suicidato durante un episodio melanconico, mentre il terzo sarebbe un severissimo asceta. Si alza prestissimo, non mangia a mezzogiorno perché questo lo renderebbe pigro. Quindi vediamo che nell'amnesi familiare ci sono diversi casi di persone affette da disturbi mentali anche di grave intensità, dominati poi da questa tendenza al suicidio o comunque nel caso dell'ultimo fratello del padre da un rifiuto della vita, che non è un suicidio ma si può interpretare come una forma indiretta di esso. Un severissimo asceta, si rifiuta di mangiare in certe occasioni e quindi conduce una vita ritirata al di là della società. Vediamo che la madre di Ellen invece è descritta come una donna debolissima, di indole mite, molto influenzabile e nervosa, che nel periodo di fidanzamento durato 3 anni ebbe a soffrire di uno stato depressivo. Il padre della madre di Ellen morì in giovane età e la madre della madre, quindi la nonna di Ellen, fu una donna particolarmente energica, invece sana, serena, morta a 84 anni per demenza senile. Quindi vediamo che sul ramo materno forse ci sono meno segnali di sofferenza mentale, anche se comunque non sono da escludere. Nel ramo paterno ci sono diversi casi invece proprio di malattia mentale reale o presunta, ma con gravi anomalie del comportamento. Vediamo invece la storia della vita di Ellen e della sua malattia, se di malattia si può trattare. Ellen si descrive come una persona da piccola con uno sviluppo abbastanza nella norma. Lei si focalizza molto sul cibo perché, come vedremo, il cibo è una delle tematiche principali del suo disagio e della sua psicopatologia. Ellen fin da piccola mangiava volentieri carne, molto meno certe verdure, assai malvolentieri dolci, ma non perché non amasse i dolci, ma perché aveva questo rapporto molto ambivalente: da un lato un grande desiderio di mangiare quantità di dolci elevate, dall'altro un rifiuto per forse già quel tempo timore di ingrassare, o comunque un fascino che aveva molto forte al punto che sentiva il bisogno di inibire questa suo desiderio. È interessante notare che la paziente non ricorda quasi nulla poi dei primi 10 anni di vita e quindi i dati vengono forniti dai genitori prevalentemente. Ellen sarebbe stata una bambina vivacissima ma ostinata e violenta, spesso recalcitrava per ore e ora un ordine dei genitori e anche dopo si rifiutava di eseguirlo. Sin da bambina trascorreva intere giornate in cui tutto le appariva vuoto e soffriva di un'oppressione a lei stessa incomprensibile. Quindi ci sono dei segni di disagio, a volte era vivace, a volte invece era violenta, faceva fatica a trattenere la sua impulsività e a volte era pervasa da questo stato di vuoto interiore, come se nulla la potesse soddisfare, come se la vita non avesse un significato. Questo già in età infantile.
Comunque non ci sono segnali di psicopatologia rilevante, risulta essere stata poi, dopo il trasferimento a 10 anni con la famiglia in Europa, una buona allieva, andava volentieri a scuola ed era molto ambiziosa. Addirittura viene riferito che poteva piangere per ore intere se non riusciva prima nelle materie preferite. Non voleva mai mancare alle lezioni neanche quando il medico glielo ordinava per problemi di salute, aveva un temperamento vivace e sempre ostinata. Era molto quindi rigida, molto attenta anche all'esteriorità come gli altri la giudicavano e voleva primeggiare in tutto ed era anche brillante negli studi. E diciamo che poi sino a 16 anni i suoi giochi ebbero un carattere prevalentemente mascolino, diciamo che poi questi giochi infantili vennero interrotti circa 16 anni in coincidenza con un innamoramento durato 2 anni e diciamo che nell'età adolescenziale era solita scrivere molte poesie, riusciva a esprimersi molto bene attraverso questa modalità per cercare di esprimere i suoi vissuti, le sue inquietudini, c'è sempre la tematica del senso della vita e della morte che la pervade. Quindi queste poesie, dice Binswanger, già rivelavano una spiccata labilità dell'umore. Infatti, secondo Binswanger, da queste poesie si notava come talora il cuore batteva di gioia e di giubilo, poi invece il cielo si oscurava, i venti spiravano sinistri, la navicella della sua esistenza sembrava andare alla deriva senza sapere dove sarebbe andata a finire. E riguardo poi la sua posizione religiosa, in un primo tempo era credente, poi dopo la lettura di un romanzo, Niels Lein, dello scrittore Jacobsen, le venne meno la fede religiosa e divenne atea. Quindi vediamo che c'è questa tendenza a vedere tutto bianco e nero, perché passa da una profonda fede religiosa ad essere atea, anche nei sentimenti amorosi, come scrive nelle poesie, era oscillante tra l'amore intenso e l'odio estremo. Scrive una poesia intitolata Io ti odio, in cui canta di un ragazzo, paradossalmente tra tutti il più bello, che ora per il suo sorriso di trionfo lei odia con la stessa intensità con cui prima lo amava. E quindi c'è questa grande vitalità dei sentimenti che sono molto accentuati e oscillano da un estremo all'altro. Quindi leggendo questi scritti, cercando un po' di capire quale poteva essere il suo stato d'animo, vediamo che avendo 17-18 anni, essendo in stato adolescenziale, non possiamo stabilire se questi vissuti siano patologici o siano semplicemente il risultato di questo periodo in cui caratteristicamente ogni ragazzo oscilla tra questi stati d'animo estremi, a volte di grande entusiasmo, di gioia, di giubilo, altre volte invece sprofonda nella disperazione, nell'odio, nei sentimenti di rabbia e di ribellione. Non notiamo nulla di particolarmente patologico, anche perché poi tutto viene bene, molto bene filtrato attraverso la dimensione estetica dell'arte e quindi al momento non noteremmo dei segnali di psicopatologia. Vediamo che poi ci sono sempre questi dubbi esistenziali, scrive la Ellen in una poesia, a qual fine, perché tutto ciò, perché anneliamo, perché viviamo, forse soltanto per marcire, ben presto dimenticati nella fredda terra. E poi c'è spesso un'esaltazione del lavoro, vediamo, quasi come fosse la benedizione della vita. Quindi c'è un forte sentimento sociale in Ellen e rimane scandalizzata, dato che lei era benestante, poteva vedere com'era la qualità di vita dei conti, era rimasta impressionata dal fatto di aver visto un conte durante una cena sbriciolare il pane mentre parlava, pensando che magari poco lontano vi fossero dei poveri che stessero morendo di fame. Lei non poteva tollerare, concepire questa disuguaglianza sociale e quindi voleva fare della sua vita qualcosa di utile, importante, si sentiva investita di una missione, soprattutto riguardo al risolvere per quanto poteva queste grandi disuguaglianze sociali.
Scrive Binswang, le sue poesie rivelano pur sempre la contraddittorietà dei suoi stati d'animo. In una canta al sole il sorriso della primavera, il luminoso cielo azzurro sull'ampia campagna, il piacere e la beatitudine, poi emergevano invece questi sentimenti invece di morte, il sussurrare lo stormire dei boschi siano la canzone funebre. In un'altra poesia i suoi occhi bramavano unicamente l'oscurità, ove non splende il violento sole della vita. Quindi c'è sempre questa dicotomia vita-morte, le domande esistenziali, sempre però all'interno di una creazione artistica. Diciamo che c'è un viaggio in cui parte con la famiglia. In questo viaggio Ellen non riesce a stare da sola, si allontana dai genitori, si lega molto alla madre in particolare. In seguito, tornata in Europa, comincia ad andare a cavallo e in breve acquista una grande perizia, per cui sembra non avere nessuna difficoltà anche a andare a cavalli molto grandi e si misura in gare di salto con esperti cavallerizi. Come a tutto ciò che compie, anche all'equitazione si dedica con un'eccessiva intensità, come se si trattasse del compito esclusivo della sua vita. Quindi vediamo che questa è una ragazza brillante, che ha molte qualità, molti talenti nell'arte, anche nello sport, e ha la caratteristica di dedicarsi a tutte queste attività con un grandissimo impeto, con un grande dispendio di energia. A 20 anni Ellen è felice, colma di attese e di speranze. Dalle sue poesie, scrive Binswang, trabocca una limpida gioia di vivere, un esuberante giubilo vitale. Alto splende il sole, tempeste di primavera mugghiano attraverso il mondo, e allora come si può indugiare, come pensare di rinchiudersi nella tomba della casa? Nelle sue vene, scrive, rompe e spumeggia il sangue, il piacere di essere giovane le fa scoppiare il cuore di gioia, stira le membra del suo corpo fiorente e forte. Quindi ci sono forti sentimenti vitali, forte bramosia di vivere intensamente la vita quotidiana, di non avere un'esistenza mediocre, ma di fare della vita qualcosa di realmente importante e utile anche all'umanità. Nel medesimo anno compie un altro viaggio oltremare per assistere il fratello maggiore gravemente ammalato. Qui mangia, beve con gusto, non ci sono problemi alimentari, e questo sembra l'ultimo periodo in cui Ellen effettivamente riesce a mangiare, ad alimentarsi senza problemi. Qui c'è anche un primo fidanzamento che però non va a buon fine. Ellen poi intanto si interroga anche sul ruolo della donna nella società, c'è sempre una forte aspirazione a superare le disuguaglianze sociali, un interessamento anche a ciò che erano le problematiche della società contemporanea a lei. E vediamo che durante il viaggio di ritorno si ferma in Sicilia e in queste prime settimane in Sicilia inizia uno stato depressivo. Già nel suo diario tornano ad annunziarsi le ombre del dubbio e dell'angoscia. Ellen si sente piccola e completamente abbandonata in un mondo che non può comprendere. Questo non sembra che non possa comprenderlo in quanto noti che qualcosa in realtà fosse cambiato, come se la realtà circostante fosse strana a lei, fosse qualcosa di incomprensibile, nel senso di non riconoscere la sua presenza nel mondo, ma nota che c'è questa deflessione dell'umore, questa forte insicurezza che crea una menomazione della sua vita quotidiana. E in tutto questo ambito affiora qualcosa di nuovo, cioè l'angoscia ben determinata di ingrassare. Vediamo che all'inizio del soggiorno in Sicilia aveva ancora un appetito abbastanza intenso e in effetti era ingrassata, le amiche iniziarono un po' a stuzzicarla a tale riguardo e inizia lei a mortificarsi digiunando e compiendo lunghe passeggiate nel tentativo di perdere peso. Giunge al punto che quando le sue compagne si fermano per ammirare ad esempio un bel panorama, lei continua a girare attorno ad esse, non mangia più dolci né altri cibi che facciano ingrassare, salta del tutto la cena,
Quando torna a casa in primavera, spaventa tutti per il suo aspetto, in quanto appare molto debilitata, molto magra e con uno stato d'animo spiccatamente depressivo. Riferisce di non avere pace, di avere un tormento interiore quando rimane seduta immobile, e poi fa un'analisi molto intensa del suo stato interiore. Scrive nel diario: il mio io interiore è così strettamente legato al mio corpo che entrambi formano un'unità che costituisce il mio io illogico, nervoso, individualistico io. Quindi vediamo che non c'è alcun elemento delirante, perché parla a livello di metafora, ma noi possiamo anche immedesimarci in questo suo disagio interiore, nel suo sentimento di estraneità tra io inteso come anima e io inteso come corpo, che formano un'unità che dovrebbe costituire lei, ma della quale lei non si sente padrona. E poi ci sono in altri scritti proprio degli espliciti segni di disprezzo di sé. Ora la morte non le sembra più orribile, non è più l'uomo della falce, ma ora sembra quasi una nobile signora, coi capelli scuri, grandi occhi grigi, profondi e sognanti. E l'unica cosa che Ellen sembra agognare è quella di morire, come un dolce stendersi e venir meno. Qui è sempre tutto anche filtrato nella dimensione artistica ed estetica, però queste tematiche di pensiero sono in stretta relazione allo stato d'animo depressivo. C'è anche questo senso di depersonalizzazione, non delirante, ma anzi molto consapevole per quello che stava avvenendo in lei, e che quindi non possiamo interpretare come una frattura con la realtà. E quindi ci sono sempre poi delle invocazioni alla morte come una grande amica che ancora a lungo si farà attendere, ma se questo avverrà io mi metterò in cammino e andrò a cercarla. Dice di non essere malinconica, ma più che altro apatica, nel senso che tutto sembra sembra equivalersi. Lei sembra completamente indifferente a tutto, non riconosce sentimenti di gioia neppure di angoscia. Quindi in certi momenti ci sono forti sentimenti di ansia e di angoscia, in altri c'è come un'apatia, un'indifferenza a tutto. Vediamo che poi nell'autunno dello stesso anno Ellen sembra uscire poco a poco dallo stato depressivo. Qui non sembrano esserci dei fattori scatenanti, degli eventi comprensibilmente connessi a questa uscita dalla depressione. Secondo questa descrizione di Biswanger sembra che proprio Ellen avesse questa oscillazione dell'umore, da uno stato di gioia in cui appunto nelle vene rompeva e spumeggiava il sangue, queste fasi depressive in cui pensa quasi alla morte come una liberazione, si sente indifferente, non prova piacere per nulla, e poi sembra uscire dalla depressione senza che sia accaduto niente di particolare. Vediamo che ci sono questi stati successivamente in cui si mescolano sentimenti vitali e sentimenti depressivi. Infatti scrive: accanto al ridestarsi della baldanza vitale dell'impulso ad agire, continua l'angoscia paralizzante, la disperazione, quindi c'è la paura di perdere il controllo dall'aggressività, e fa fatica a incanalare l'energia, a veicolarla in qualcosa di utile. E poi c'è sempre questo forte sentimento di grandi aspettative. C'è una parte di lei ideale che vuole fare qualcosa di grande e deve avvicinarsi ad essa, e quindi c'è questo scarto tra le sue grandi aspettative e quello che riesce a realizzare nella vita quotidiana. Lei dice: la mia non è retorica, io non penso alla rivoluzione come una liberazione dell'anima, io intendo la reale, tangibile libertà del popolo dalle catene dei suoi oppressori. Io voglio la rivoluzione, una grande sollevazione che dilaghi in tutto il mondo e rovesci l'intero ordinamento sociale. Quindi si sente investita di questa missione, per cui dovrebbe cercare di scoppiare in qualche modo una rivoluzione che sancisca l'uguaglianza sociale, per superare tutte le grandi disuguaglianze cui lei stessa aveva assistito.
Poi Ellen in questo periodo, nell'autunno e nell'inverno, si dedica all'arredamento delle stanze di lettura per bambini con energia, aiutata da una società filantropica. E quindi questo lo sembra riuscire a farlo con energia e anche con successo, con buoni risultati. Diciamo che poi nella primavera successiva riaffiorano dei sentimenti depressivi, queste attività non la soddisfano più, aspira a compiti più grandi che non riesce a realizzare e in una poesia intitolata I pensieri maligni vede dietro ogni albero gli spiriti maligni che l'attorniano, pieni di scherno, la salgono truci, le ghermiscono il cuore e infine parlano in termini negativi, in cui sembrano dire: eravamo in un tempo i tuoi pensieri, la tua speranza schietta e superba, dove sono finiti i tuoi progetti, i tuoi sogni, scossi, travolti tutti dal vento e dalla tempesta. Quindi c'è questa consapevolezza di non riuscire a realizzare le altissime aspettative che si era preposta. Vediamo che quindi Ellen nell'autunno successivo comincia a prepararsi per l'esame di maturità con l'intenzione poi di studiare economia politica. Si alza alle 5, va a cavallo per 3 ore, poi seguono le lezioni private, lo studio per tutto il pomeriggio e sera, sino a notte con l'aiuto di caffè e di bagni freddi. Quindi sembra avere una nuova elevazione dell'umore. Non solo dell'umore ma anche dell'attività psicomotoria, e quindi si impone questo ritmo esagerato in cui c'è un dispendio di energia molto molto forte, e nella primavera successiva piomba in uno stato di apparente malinconia, non riesce a gioire a ridestarsi della natura. Vediamo che c'è anche un andamento stagionale, perché in autunno e inverno sembra che l'umore e l'energia vitale ritorni, mentre nella primavera sembra avvertire proprio una deflessione dell'umore, dell'energia vitale e anche della voglia di mettere in atto dell'attività e della capacità di provare piacere per esse. E successivamente non riesce a gioire di nulla e quindi deve anche rinviare questo esame di maturità. E vediamo che riaffiorano tutti, perdura poi questo stato anche all'autunno successivo, anche dopo l'estate, e viene pervasa sempre da questa ambivalenza tra il cibo come desiderio di mangiare e come limite per il suo essere magra. Quindi la vecchia bambinaia che l'aveva vista crescere osserva che tale conflitto tra l'angoscia di ingrassare e il desiderio di mangiare spensieratamente costituisce l'ombra della sua stessa vita. Quindi durante delle successive vacanze piomba in uno stato di inquietudine depressiva, rinuncia nuovamente all'esame di maturità, ma inaspettatamente durante il semestre estivo, quando riprende gli studi, e anche durante quello invernale, quando ha compiuto i 24 anni, Ellen riprova piacere per tutta l'attività della vita, anzi dice che questo periodo è uno dei più felici della sua vita. Stabilisce anche una relazione amorosa con uno studente e scrive nuove poesie in cui si evidenziano questi elementi vitali, e sembra entusiasta dello studio e della vita che stava conducendo. La relazione con lo studente poi si trasforma in fidanzamento, i genitori però esigono la temporanea separazione dei due giovani. E nella primavera successiva purtroppo però comincia a manifestarsi nuovamente una depressione particolarmente grave. Ora Elena ha 24 anni e mezzo, fa di tutto per dimagrire, compie grandi marce, fa anche un abuso di pastiglie di tiroidina, e comunque nonostante tutto il fidanzamento continua. C'è da dire che nell'autunno successivo, appena compiuti 25 anni, un medico le diagnostica il morbo di Basedow, quindi uno stato di ipertiroidismo che in effetti può anche creare delle oscillazioni dell'umore di questo tipo, e quindi delle fasi di iperattività in concomitanza da un iperfunzionamento della tiroide e delle fasi di depressione, quando invece si ha un esaurimento di queste secrezioni, quindi c'è una riduzione degli ormoni tiroidei. E quindi vediamo che nonostante tutto Ellen rimane a letto 6 settimane ingrassando rapidamente, e nella primavera successiva, quando torna a casa, pesa 75 kg.
Il fidanzamento poi va a monte. Ellen passa l'estate in una scuola di giardinaggio in uno stato depressivo, ma fisicamente è l'immagine della perfetta salute. C'è sempre questa dicotomia per cui c'è un'immagine esteriore che Ellen vuole dare, che deve corrispondere a quello che la società si aspetterebbe da lei, ma in realtà quello che è il suo ideale che si è preposto, ma dentro c'è sempre questa forte inquietudine basata sul suo aspetto e sul suo non accettare di pesare troppo, ha sempre questo ideale di essere magra. È in questo stato di forte inquietudine interiore, comunque nasce una nuova relazione amorosa, questa volta col cugino, e che poi sposa. Successivamente si verifica sempre un'oscillazione di questo umore e Ellen è dominata da questo suo aspetto esteriore. Si guarda allo specchio, odia il suo corpo, spesso lo percuote addirittura a pugni chiusi. Nell'estate successiva al matrimonio, che era avvenuto in primavera, si interrompono le mestruazioni e il conflitto tra il desiderio di mangiare spensieratamente e l'angoscia di ingrassare la tormenta senza riposo. Poi c'è sempre una forte irregolarità del ciclo, anche si presuppone per questi problemi di alimentazione, e abbiamo poi un'interruzione di gravidanza a causa di un aborto, e il medico aveva poi suggerito a lei una buona nutrizione come presupposto della possibilità di una nuova gravidanza. Questo mette molto in crisi Ellen, perché un nuovo problema si sovrappone a quello che già era il problema alimentare di base. Un altro ginecologo invece gli dà un parere un po' diverso, che le dice che una buona nutrizione non è il presupposto di una gravidanza, perché comunque lei poteva rimanere incinta ugualmente, e lei allora ricomincia a prendere forti purganti nel tentativo sempre di raggiungere quell'ideale di essere magra che la domina. Non si sa neanche bene perché lei stessa non riesce a dare un senso a tutto questo. Quindi in seguito poi al persistere di questi stati d'animo inizia a sottoporsi all'età di 32 anni e mezzo per la prima volta a una terapia psicoanalitica, affidandosi a un giovane acuto analista non incondizionatamente seguace di Freud. All'inizio sembra rispondere bene alla terapia, perché ritrova la speranza, frequenta lezioni, teatri, concerti, compie gite, ma è di nuovo estremamente inquieta e tende a esagerare nell'intensità ogni cosa. Poi c'è una forte ambivalenza verso anche la terapia analitica, che la va a considerare poi inutile, anche se poi mantiene contatto con l'analista. È d'accordo con la tesi dell'analista secondo cui lo scopo principale di questo comportamento alimentare alterato sarebbe quello di soggiogare tutte le altre persone, quindi tenere sotto controllo il cibo è come un tentativo in realtà di tenere sotto controllo le relazioni con le altre persone e attirarle in qualche modo a sé, anche se a livello patologico. Nel periodo in cui si sottopone alle analisi però vediamo che Ellen riduce sempre più il cibo, i sentimenti di angoscia si fanno sempre più frequenti e soprattutto compare ora la molesta coazione a dover continuamente pensare al cibo. Le ore belle le appaiono come una mareggiata, poi rapidamente torna alla bassa marea. E quindi vediamo che questa sua ossessione dall'essere magra sembra anche avere ripercussione sulla vita matrimoniale, e quindi Ellen, che comunque rimane sempre molto acuta e abile ad approfondire il suo stato interiore, precisa che la lotta tra la volontà di mangiare e il desiderio di non ingrassare è una lotta tra dovere e inclinazioni in senso kantiano. Quindi c'è questo imperativo categorico, questo tu devi, che viene per così dire dall'esterno e dunque non può nulla contro la tenacia dell'impulso morboso che la domina. Ci serve un impulso morboso a mangiare e poi però il sentimento sociale, il sentimento morale esterno che la dovrebbe frenare, perché lei
avrebbe interiorizzato questo ideale di essere magra. Quindi c'è questa forte dialettica interiore. Secondo Ellen, alla base ci sarebbe questo impulso a mangiare che lei vorrebbe però negarsi per corrispondere a questo ideale preso dalla società. Quindi vediamo che nell'agosto successivo, quando ha compiuto 33 anni, interrompe l'analisi, l'alimentazione si fa irregolare e trae un certo sollievo da una visita di 3 settimane ai genitori. Ellen è lieta di non trovarsi più nell'atmosfera anonima dell'albergo, di poter trascorrere le serate in famiglia, di potersi confidare con la madre. Anche qui poi però brevemente il quadro muta, Ellen è pervasa da crisi di pianto, dall'angoscia, e vediamo che decide di sottoporsi successivamente per la seconda volta a un trattamento psicoanalitico. Questo secondo terapeuta segue in modo più rigoroso del primo l'analisi ortodossa e Ellen resta 33 anni. Inizia il 6 ottobre questa psicoanalisi e su precisa indicazione dello psicoanalista lascia il marito per un po' di tempo. 2 giorni dopo tenta di uccidersi ingerendo 56 pastiglie di somnacetin, che è un barbiturico, quindi un farmaco anche molto pericoloso. È significativo come lo psicoanalista non attribuisca alcuna importanza all'evento e prosegua l'analisi. Questo è un atteggiamento molto particolare dell'analista, forse perché rigidamente ortodosso non aveva voluto cambiare la sua metodologia, voleva essere forse neutrale, asettico, freddo e non farsi trascinare da questo stato, anche se ha ignorato come questo tentativo di suicidio era chiaramente un attacco al terapeuta stesso, non solo alla sua vita ma anche al processo terapeutico in corso, oltre poi al fatto che questo tentativo aveva poi messo a forte rischio la sua salute. Diciamo che va avanti questa analisi, che sembra non avere una grande efficacia anche per un rapporto con l'analista che non si crea, e il 7 novembre avviene un secondo tentativo di suicidio, questa volta 20 pastiglie di somnacetin, e il giorno successivo Ellen versa in questo stato di confusione mentale. Lo psicoanalista lo definisce stato crepuscolare isterico. Anche qui c'è da fare qualche osservazione, perché chiaramente dopo un'assunzione incongrua di varie pastiglie di barbiturico, chiaramente Ellen possiamo pensare si trovasse in uno stato di confusione mentale, e questo forse non era uno stato crepuscolare, tantomeno isterico, ma era una conseguenza probabilmente dell'assunzione incongrua. E qui c'è tutta una serie di successivi tentati suicidio, perché nel giro di 3 giorni compie 3 tentativi di suicidio, uno tentando di buttarsi sotto un'automobile, in un altro dalla finestra, dalla finestra dello studio dello psicoanalista. e quindi alla fine, il 12 di novembre, dopo tutti questi tentativi di suicidio, si trasferisce col marito nella clinica dello specialista di medicina interna. Quindi vediamo che le annotazioni stesse della paziente sono di questo tipo. C'è già prima questa ideazione autolesiva, che già da 2 mesi prima la stava pervadendo, e poi dopo questa relazione evidentemente fallimentare anche per questa dubbia competenza dello psicoanalista, culmina poi nei gesti autolesivi. Quindi vediamo che nella clinica in cui Ellen si viene ricoverata, il suo stato psichico comincia gradualmente a migliorare, la sua alimentazione subisce un repentino totale mutamento, perché apparentemente accetta anche cibi che non toccava da anni, come la minestra, le patate, la carne, addirittura i dolci e la cioccolata. Vediamo che l'impressione di tutti è che Ellen cominci decisamente a migliorare. Torna a scrivere poesie, a frequentare teatro e poi approfondisce un po' il suo stato d'animo, la sua equazione cibo uguale colpa, uguale non riuscire a trovare una liberazione dal suo corpo. E quindi vediamo che c'è un
una serie di scritti di Ellen che possiamo vedere, che si focalizzano soprattutto su questi stati di angoscia, come se si sentisse talora caduta in schiavitù di un'occulta potenza che minacciava di distruggere la mia vita. Anche qui però non si intravedono delle ideazioni deliranti, dei sintomi come il furto del pensiero, l'imposizione del pensiero esterno. Sembra una situazione come se accadesse questo, ma Ellen rimane molto lucida, critica verso quello che stava accadendo e effettua queste metafore per cui talora si sentirebbe vittima di una forza che la pervade, ma non siamo assolutamente a livello dell'atmosfera delirante né in sintomi della sfera psicotica. Nel novembre successivo la situazione torna a farsi molto critica e viene fatta una consultazione a Kraepelin, il quale diagnostica una melanconia. Lo psicanalista, che nel frattempo era tornato a seguirla, ritiene inesatta questa diagnosi e continua l'analisi, pensando sostanzialmente che questa ragazza avesse uno stato amplificativo che tendesse a manipolare il cibo e di conseguenza le relazioni, e mettendo in secondo piano, sottostimando molto il suo stato depressivo. Lo specialista di medicina interna invece ritiene necessario un ulteriore trattamento ospedaliero e lo psicoanalista all'opposto consiglia l'abbandono della clinica e il ritorno alla vita, e Ellen è molto anche angosciata per il diverso inquadramento diagnostico che tutti questi specialisti danno. E quindi talora si sente in uno stato di sconcerto, di disperazione, tutto sembra vano e questi specialisti che dovrebbero darle sicurezza la rendono ancora più confusa. Quindi andando avanti vediamo che poi all'inizio del nuovo anno l'internista interviene con energia, proibisce il proseguimento dell'analisi e consiglia il trasferimento nella casa di cura di Bellevue. C'è una relazione medica in cui si rileva che le mestruazioni sono cessate da anni, le ghiandole salivari ingrossate, c'è una presenza di sindrome psichico caratterizzata da pensieri ossessivi, la paura di ingrassare, e questa paziente di un'intelligenza fuori dal comune, nota anche il medico interno, e dotata di molteplici interessi, sembra in balia di questi contrastanti sentimenti. Quindi vediamo che una brevissima relazione del medico interno sembra molto più chiara e concisa di tutto il lavoro psicoanalitico in cui aveva messo in evidenza molte particolari analisi relative all'erotismo anale, all'equazione mangiare venire fecondata, al complesso del padre, che non aveva dato benefici, aveva confuso ancora di più Ellen, che forse in questo caso aveva bisogno di poche certezze chiare e di un ricovero anche per cercare di avere un supporto fisico ma anche emotivo. A tutto questo, continua il medico interno, si è aggiunta dal luglio dell'anno precedente una gravissima depressione ciclotimica, dice il medico interno, con episodi di recrudescenza circa ogni mese, intensi sentimenti di angoscia e a volte idee di suicidio. Nel periodo in cui la depressione è più accentuata, i pensieri coatti vengono respinti per lo più sullo sfondo. Quindi è una relazione apparentemente perfetta che in poche righe mette in chiaro tutto quello che è un quadro clinico molto complesso. Lo psicoanalista non è d'accordo con questa relazione, sottolinea che avrebbe una grave nevrosi coatta per via di questo erotismo anale non risolto. Comunque viene a questo punto decisa dall'istituto di Binswanger, da questa clinica, di inviare la paziente a fare un nuovo consulto specialistico per vedere se non fosse il caso di ricoverarla in un reparto più protetto. Vediamo che andando avanti abbiamo visto qui
la consulenza di Kraepelin, che ha descritto una melanconia, e Kraepelin aveva anche notato che queste idee ossessive fossero in stretta relazione con la melanconia, che se si fosse risolta lo stato depressivo anche le idee coatte sarebbero andate a ridursi. Quindi Kraepelin ha assunto un'impostazione abbastanza costituzionalista, probabilmente ha notato questa oscillazione di fasi depressive, di fasi di eccitamento, e ha notato che in secondo piano i pensieri erano molto in relazione a questa tendenza dell'oscillazione dell'umore. Vediamo che non c'è una depressione vera e propria, perché poi in certi punti Ellen dice: tutto mi eccita, avverto ogni eccitazione come una sensazione di fame, persino quando ho già mangiato. E quindi vediamo che c'è una continua oscillazione sia dell'umore sia del modo di vedere se stessa e la vita esterna. Andando avanti poi, in seguito alla persistenza di questi sintomi che abbiamo visto, si arriva a un out-out in cui Ellen continua a stare male. Il marito cerca di capire cosa sta accadendo, e Binswanger pone il marito di fronte all'alternativa: ridare il consenso al trasferimento della moglie in un reparto chiuso, oppure l'alternativa era di lasciare la casa di cura, perché questo reparto non era più idoneo per continuare la degenza. O si faceva un ricovero a una clinica più chiusa, oppure c'era una dimissione. Il marito, che è una persona apparentemente comunque comprensivo, intelligente, dice di poter dare il consenso al ricovero solo se era possibile promettergli una guarigione o almeno una remissione della sintomatologia. E Binswanger pone una diagnosi di psicosi schizofrenica con andamento progressivo, che quindi non dà speranze di guarigione. Per questo preferisce effettuare un'altra valutazione dal professor Bloiler, oltre che da un altro psichiatra straniero. Sia Bloiler che anche l'altro psichiatra concordano nella prognosi infausta, quindi a decorso progressivo. Secondo Bloiler vi sarebbe effettivamente una schizofrenia. Secondo l'altro psichiatra in realtà non si può fare una valutazione così netta, perché una schizofrenia sarebbe diagnosticabile solo in presenza di una carenza intellettuale, che assolutamente non c'è. Parla quindi di costituzione psicopatica a sviluppo progressivo. Quindi, visto che la prognosi comunque non è positiva, non si può attendere un miglioramento in una clinica a più alta intensità, si decide per la dimissione. Ed Ellen, dopo una fase di apparente benessere in cui aveva dato dimostrazione di mangiare, di essere sorridente e felice, una sera prende una dose letale di veleno e il mattino successivo spira. E scrive: apparve allora come mai nella sua vita serena e felice, in pace con se stessa. Vediamo che qui si fa una diagnosi di schizofrenia, anche se non sembrano esserci i criteri classici, anche secondo Bloiler, di schizofrenia simplex, perché dovremmo attenderci un autismo, un allentamento dei nessi associativi, quindi della distorsione del pensiero, uno stato di anaffettività e di ambivalenza deliranti. In questo caso non notiamo questi sintomi, perché Ellen è sempre rimasta una persona molto in contatto con gli altri, in relazione sia con i curanti sia col marito, aveva stabilito una relazione affettiva forte, non era assolutamente autistica nei suoi tratti di comportamento, e vediamo che questa diagnosi di schizofrenia sembra essere stata fatta sulla base di una prognosi negativa più che sulla base di i criteri diagnostici che sono diversi. Questo forse perché per schizofrenia si intendeva a quel tempo soprattutto una grave sindrome psichiatrica a decorso infausto. In realtà questo Kraepelin aveva fatto una diagnosi un po' diversa, probabilmente aveva diagnosticato una psicosi maniaco-depressiva, che forse si avvicina di più al decorso effettivamente di oscillazioni di stati di eccitazione e stati depressivi.
Rimane poi l'ipotesi che si tratti di una personalità psicopatica e che quindi queste oscillazioni dell'umore possano essere comprensibili a seconda se entriamo nel mondo interiore della paziente. Da queste sedute psicoanalitiche si è fatta molta fatica, non c'è stata una buona relazione, per cui sappiamo poco di queste oscillazioni dell'umore che sembrano arrivate dal nulla. Se così fosse stato, andrebbe privilegiata l'ipotesi effettivamente di psicosi maniaco-depressiva. Se invece ad una più attenta analisi del vissuto della paziente avessimo potuto comprendere questa oscillazione dell'umore sulla base dei suoi conflitti interiori, avremmo potuto invece individuare una personalità o labile di umore o insicuro, bisognosa di valorizzazione, con questi tratti anancastici, però avremmo potuto anche orientarci su tutt'altro ambito. Quindi rimane un po' il dubbio della diagnosi, ed è significativo come diversi specialisti abbiano fatto diagnosi completamente diverse: una di schizofrenia, due anzi di schizofrenia, una di psicosi maniaco-depressiva, un terzo psichiatra si era un po' astenuto ma aveva individuato una costituzione psicopatica. Quindi vediamo come un caso molto complesso, pur essendo stato trattato da illustri autori tuttora in auge in campo psicopatologico, non sia stato chiarito nella sua profondità. Beh, quindi per quanto riguarda la discussione, penso che dovremmo rinviare tutto al nostro prossimo incontro. Per il momento possiamo appunto ribadire gli aspetti controversi secondo cui è stato affrontato e studiato questo caso, per cui appunto illustri specialisti e figure eminenti della cultura e della professione della psichiatria abbiano formulato delle diagnosi sostanzialmente diverse. Ora, qui tutto quello che possiamo rilevare in un caso di questo genere, vediamo, sì, c'è la contraddittorietà di stati d'animo, di comportamenti, di modo di vedere le cose, di pensare, eccetera, ma questa contraddittorietà non raggiunge gli estremi che possiamo attribuire ad un processo schizofrenico, perché vediamo che più che altro si tratta di alternanze dello stato dell'umore, della visione del mondo, che può essere ottimistica, pessimistica. E poi un altro tratto che segnala il Binswanger è lo stato di caparbietà, di ostinazione che presenta questa persona, che è un tratto caratteriale e che si riferisce anche alla sua identità sessuale, perché c'è stato il momento della pubertà nella quale questa persona non ha accettato serenamente la sua condizione di donna e ha preferito abbigliarsi come un maschio, vestiva abiti maschili, cosa che nell'epoca in cui viveva questa donna era cosa inconsueta. Quindi c'è stato anche un atteggiamento di contrasto dal punto di vista sociale, delle consuetudini, delle convenzioni dell'epoca, che traspaiono anche per quanto riguarda l'impegno politico-sociale che è stato per un certo periodo seguito da Ellen West. E quindi vediamo che ci sono tutta una serie di contrasti, una serie di contraddizioni anche per quanto riguarda il senso della vita, l'amore che si ha per l'esistenza, e nello stesso tempo il contrasto con stati d'animo negativi che fanno riferimento alla morte, alla tomba, al mondo sepolcrale, ai defunti. Ecco, quindi viene sottolineato anche questo contrasto che esiste tra questa visione aerea, spirituale della vita, che la porta anche a
seguire certe abitudini alimentari e la tendenza invece a precipitare in uno stato d'animo greve, pesante, il mondo sepolcrale, il sottosuolo, eccetera. Quindi da tutto ciò può nascere l'immagine di una persona instabile d'umore, labile anche d'umore, con bruschi passaggi da stati di eccitamento, voglia di vivere, di impegnarsi anche sul piano sociale, di alimentarsi, e stati invece in cui c'è un atteggiamento del tutto opposto, tendenza alla chiusura, all'isolamento, a rifuggire dalle relazioni sociali, e tendenza anche al suicidio, a perdere l'entusiasmo quindi per la vita, di non trovare un senso per la propria esistenza, stati d'animo che si oppongono agli altri stati d'animo che si presentano invece nelle fasi positive. Esistono quindi chiaramente delle oscillazioni dello stato d'animo che possono anche giustificare la diagnosi del Kraepelin, però non sono stati d'animo tipici proprio della ciclotimia, perché nella ciclotimia sappiamo che esiste proprio una netta distinzione fra lo stato d'animo di tristezza, di depressione, di perdita dello slancio vitale, di chiusura, e mentre nelle fasi opposte della mania esiste uno stato di eccitamento che tende anche ad escludere il paziente dal contatto col mondo esterno, e in entrambi i casi, tanto nella fase di depressione ciclotimica come nella fase della mania ciclotimica, il paziente in realtà si isola dal rapporto col mondo esterno, è chiuso nel suo stato di tristezza, di isolamento, di disperazione, di colpa, mentre nello stato di eccitamento maniacale vive in un mondo euforico di esaltazione, di onnipotenza, che anche questo è uno stato d'animo che esclude la possibilità di una vera, reale comunicazione col mondo esterno. E qui vediamo che manca un fatto essenziale che è tipico delle psicosi endogene, cioè la difficoltà e l'impossibilità alla comunicazione col mondo esterno, a partecipare alla vita della comunità alla quale si appartiene, e è anche una difficoltà a sviluppare idee creative sul piano culturale. Qui vediamo che ci sono anche interessi e passioni di carattere culturale, per quanto queste attività sappiamo che possono essere coltivate in maniera anche elevata da veri e propri schizofrenici. Basta pensare anche al Van Gogh, alla sua produzione artistica. Comunque nel complesso non si può parlare di un deterioramento della personalità o di una vera e propria dissociazione della personalità, sembra che si tratti più che altro di una personalità instabile, di una personalità labile d'umore che per gli eccessi di queste oscillazioni degli stati d'animo e delle manifestazioni possa indurre l'inganno anche illustri alienisti, come può essere un Bleuler, come può essere anche un Kraepelin, per quanto nel Kraepelin sembra che ci sia una approssimazione maggiore, nel senso che Kraepelin parla di appunto una forma maniaco-depressiva, ma dobbiamo tenere presente che nel Kraepelin questo tipo di malattia, che chiamava appunto malattia circolare maniaco-depressiva, questa malattia poteva presentarsi anche in forme attenuate e che quindi veniva ad includere la sfera delle personalità psicopatiche instabili. In linea di massima potremmo orientarci in questo caso per una personalità instabile, con alternanze dello stato emotivo di tipo maniacale e di tipo più che maniacale, tipo di eccitamento, iperattività, eccesso di iniziative sul piano psicomotorio anche, perché vediamo che è portata anche a sviluppare questo bisogno prorompente di attività sul piano anche delle attività sportive.
c'è stato anche un incidente, mi pare, in questa attività sportiva. E lei si lamentava per non essersi fatta così male come avrebbe potuto, perché c'era sempre questa ambivalenza tra la vita e la morte, quindi era affascinata anche dagli infortuni gravi e dalle gravi malattie. Sì, quindi sì, perché in questi contrasti, in questo eccesso anche di attività, desiderio di farsi valere, di imporsi, di perseguire ideali di tipo umanitario, ideali di tipo artistico, ideali di tipo sportivo, non ci sia sostanzialmente messo in evidenza nulla di patologico, si tratta di eccessi più che altro di entusiasmi o eccessi di sentimenti in senso opposto, di scoraggiamento, di tedium vitae, di mancanza di un senso da dare alla propria esistenza, di inquietudine, di incapacità di orientare la propria esistenza in un senso piuttosto che in un altro. Vediamo che è stata molto religiosa quando era bambina, giovinetta, e poi ha cambiato improvvisamente il suo orientamento, è diventata atea, ma sono tutti cambiamenti, mutamenti che possono avere luogo in qualsiasi esistenza, e soprattutto nell'adolescenza sappiamo come siano esasperate le contraddizioni per quanto riguarda l'orientamento da dare alla propria vita, le scelte affettive, sentimentali, gli errori dal punto di vista degli incontri amorosi, e tutte queste cose fanno parte, diciamo, della vita, della personalità, possono eccedere in un senso nell'altro, ci possono essere scompensi, ci possono essere delle crisi, superamenti di queste crisi, insoddisfazione generale, ma si tratta sempre di stati d'animo che non vanno oltre quello che è la caratteristica contraddittoria che è tipica di ogni personalità. Quindi come orientamento si potrebbe parlare di una personalità instabile, con l'abilità emotiva, facilità a passare da un entusiasmo per determinate forme di attività a un senso di inutilità della vita, quindi atteggiamenti di accettazione entusiastica dell'esistenza e atteggiamenti di rifiuto radicale dell'esistenza. Ecco, quindi da questo punto di vista potrebbe essere senz'altro eccessivo fare una diagnosi di schizofrenia, quindi si può parlare di un'oscillazione degli stati d'animo, di instabilità della personalità, di difetto di strutturazione di questa personalità che certamente non è stabile, non ha una forte coesione, ma è oscillante a seconda delle più diverse tendenze, delle più diverse manifestazioni della propria interiorità. E quindi possiamo prendere in considerazione tutti questi diversi aspetti, anche le loro diverse contraddizioni, e verificheremo poi come Schwanger tratta appunto questa problematica delle esperienze di questa paziente. Quello che si potrebbe escludere che comunque si tratti di una vera schizofrenia, perché non ci sono i segni classici di quello che è il processo schizofrenico, e si può essere orientati verso una... naturalmente per fare delle vere diagnosi bisogna avere il caso davanti, e bisogna essere, avere la possibilità di dialogare con la persona, e quindi le nostre supposizioni possono essere anche considerate non valide, ecco, quindi, però come elementi che si possono trarre da questa esposizione del caso, a nostro parere non risultano elementi che possano essere ricondotti ad uno stato schizofrenico nel senso della psicopatologia classica, ecco, sia dal punto di vista dello stesso Bleuler, sia dal punto di vista del Kraepelin o dello Schneider. Ecco, qui vediamo che c'è una personalità instabile che quindi può essere inquadrata nell'ambito delle personalità psicopatiche, è una grave psicopatia che a quanto pare non è stata trattata neanche con molta coerenza, perché i trattamenti sono stati molto diversi, ma con
diagnosi molto discordanti con linee guida terapeutiche che non coincidevano e che quindi hanno accentuato la confusione e il disorientamento nella stessa paziente. Ecco, la cosa è tanto più sconcertante in quanto accanto a figure terapeutiche oscure qui si presentano anche dei personaggi di primo piano di grande rilievo dal punto di vista della fama e dell'importanza come studiosi, come ricercatori. Basti pensare al Kraepelin, al Bleuler, eccetera. Ecco. E allo stesso Bisvanger, con il quale a quanto pare anche lui ha formulato una diagnosi di schizofrenia. Che... Ma non l'ha curata, però. L'ha curata, curata nella clinica Bellevue, la clinica svizzera di rinomanza internazionale, dove hanno lavorato, oltre a Bisvanger, anche Junger. No? Però non emerge dalla storia personale i rapporti originari col padre, la madre, con le... Cioè, sì, appunto, tutti questi elementi non sono chiariti, ecco, quindi non sembra che il caso sia stato approfondito anche dal punto di vista della conoscenza, non della biografia dei fatti esteriori, ma della esperienza storica della paziente nei suoi rapporti con le figure dominanti della famiglia. Ecco. Certamente le figure del padre e della madre devono aver avuto una notevole importanza in questa persona. Analista aveva fatto qualche riferimento. Sì, ma sono riferimenti piuttosto vaghi, piuttosto generici, che si riferiscono alla libido, alla teoria della libido, ma non hanno una applicazione concreta nella vicenda storica interiore di questa paziente, perché bisognerebbe vedere come ha sviluppato i suoi rapporti con la madre, col padre, con i fratelli. Questo non risulta da questa esposizione del caso. Vengono presentati degli aspetti contraddittori di questa personalità, atteggiamenti da riferirsi ad un rifiuto nei confronti del rapporto con l'ambiente, che si è presentato sin dagli inizi della vita della paziente con un rifiuto del latte, e quindi il latte era rifiutato e la bambina alle origini ha dovuto essere alimentata con brodo e altri alimenti liquidi, perché rifiutava il latte. E poi sembra che questo atteggiamento di rifiuto nei confronti dell'ambiente si sia presentato con atteggiamenti di ostinazione, di ribellione, anche di violenza nei confronti degli educatori. Ma nello stesso tempo vediamo che era una bambina anche vitale, che aveva i suoi entusiasmi, il suo desiderio di partecipare alla vita, di svolgere un ruolo creativo nell'esistenza. Ecco, quindi questi contrasti, è chiaro, possono aver creato uno squilibrio nella personalità, ma si tratta di contrasti che però appartengono a qualsiasi essere vivente, a qualsiasi individuo, perché tutti conoscono i momenti di entusiasmo per la vita e momenti invece di sconforto, di mancanza di senso dell'esistenza, chiedersi a che cosa serve l'esistenza, che cosa possa essere la propria missione nel mondo, se la propria presenza nel mondo abbia un senso, nel senso che l'individuo sia chiamato a svolgere un ruolo, un compito, una missione nel mondo, nell'universo, se la sua esistenza possa avere un valore universale oppure non possa essere nulla di più di quella di un animale o di un verme, perché questa paziente si presenta appunto anche con queste fantasie di svolgere un ruolo significativo nell'esistenza e poi nello stesso tempo di essere un essere inferiore, di essere qualche specie di sgorbio della natura che è destinato a perire e ad essere dimenticato. Questa idea della tenia, del verme, l'abbiamo vista anche in un altro caso che abbiamo trattato ultimamente ed è presente praticamente in molte situazioni di questo tipo. Quindi si tratta di vedere se queste
contraddizioni, queste antitesi, queste antinomie erano tali da poter giustificare una diagnosi di schizofrenia oppure no. In base a quello che risulta da questa esposizione, direi che non ci sono elementi per poter parlare di schizofrenia. Si tratta di una personalità psicopatica grave, con tendenze autodistruttive, che probabilmente avrebbe meritato un esito migliore dal punto di vista del trattamento terapeutico.